Buonasera e benvenuti a questo ulteriore appuntamento del percorso di formazione che normalmente teniamo venerdì, ma che abbiamo anticipato per poter usufruire della collaborazione e dell'aiuto che ci darà stasera Don Andrea, che è venuto a parlare stamattina ai preti e stasera parla a voi laici. Poi lo presenteranno Emanuele e Davide. Io vi dico solo benvenuti, viviamo bene questo momento e cerchiamo di vivere bene anche il prosieguo di tutto il percorso. In un momento in cui la Chiesa italiana si muove sul cammino sinodale, sul processo sinodale, così dobbiamo fare anche noi come diocesi, e questo percorso, ricordate, è frutto della collaborazione sinodale di tanti uffici della nostra diocesi. È un segno evidente che quando si cammina insieme, quando insieme si pensa, insieme si parla, insieme si agisce, i frutti poi sono sicuramente migliori. Quindi lascio la parola per la presentazione, quindi poi a Don Andrea, che ringrazio già in anticipo. Buonasera a tutti, ringraziamo anche Don Andrea che ha accettato questo nostro invito. Io sono un suo stalker nei suoi corsi, cerco un attimo di imparare qualcosa, speriamo che qualcosa la riesco a apprendere. Visto che il nostro percorso è un percorso sinodale, come diceva anche il nostro vescovo, ci piaceva stasera affrontare qualcosa di importante, quale la relazione educativa. Relazione educativa che alla fine si svolge attraverso alcune agenzie. E quando ci siamo confrontati anche con l'ufficio scuola, con Don Emanuele, abbiamo pensato che la persona più indicata fosse proprio Don Andrea, esperto perché ha vissuto per esperienza determinati percorsi, determinati passaggi. Mi farebbe piacere che si presentasse lei, puntualmente, soprattutto con l'aspetto più importante del suo lavoro, che è funzionale anche alla pastorale familiare. Il mio dottorato in filosofia contemporanea sulla cora platonica. Assolutamente, sulla cora platonica, ok, e sulla tavola platonica. E non voglio presentarlo io, prevalentemente per non creare pregiudizi, quindi presentandosi lui può ottenere il massimo. Grazie. Grazie a voi. Io sono Don Andrea, buonasera a tutti, grazie anche della gentilezza per aver cambiato data, ma abitando a Roma era un po' dura arrivare due volte, così hanno detto, vediamo se riusciamo a incastrare un'operazione nello stesso giorno. Io sono Don Andrea, sono un prete di Milano, sono prete da 30 anni, e ho fatto per 20 anni il prete in parrocchia in città, a Milano proprio, poi occupandomi soprattutto di iniziazione cristiana, di catechesi, qualche tonnellata di libri, libretti, librini, sussidi, ho contribuito anch'io al disboscamento dell'Amazzonia in maniera abbastanza corposa e significativa, e anche coordinando poi tutta una serie di sperimentazioni che diciamo nel primo decennio degli anni 2000 hanno coinvolto diverse diocesi, tra cui appunto la diocesi di Milano a cui appartengo. Poi ho vinto di colpo un trasferimento a sorpresa a Roma, prima Pontificio Consiglio per la Famiglia, per organizzare gli incontri mondiali delle famiglie, non so, magari qualcuno di voi c'è anche stato, non lo so, io andai a iniziare per organizzare gli incontri di Milano, perché a Milano nel 2012 c'è stato questo incontro mondiale, allora a Roma avevano chiesto un prete che facesse un po' da ufficiale di collegamento tra le due realtà, e mi sono catapultato in un ufficio della Santa Sede, l'ultima cosa che avrei immaginato di fare nella mia vita, ma va bene, vita sorprendente. Funziona così, e quindi ho iniziato a occuparmi in maniera un po' più specifica e diretta della famiglia, ascoltando esperienze di pastorale familiare, però a livello mondiale. È una cosa bella degli uffici vaticani, che ci si occupa del mondo, quindi tutti i giorni si fa il giro del mondo. Oggi, mentre ero qui, ho ricevuto nell'ordine, vediamo un po', una mail dalla Spagna, una mail l'ho scritta ad Abu Dhabi, una mail l'ho ricevuta dall'Australia, per dire che ogni giorno uno fa questa cosa. E questa cosa mi ha permesso di arricchirmi incredibilmente, perché capite, quando uno sente storie da tutte le parti del mondo, il tesoro diventa
davvero grande e bello. E quindi di fatto mi sono trovato a mettere insieme queste due cose di cui man mano diventavo un po' conoscitore: da un lato l'esperienza educativa, appunto la catechesi, eccetera, e dall'altro quel Milano si aveva una tradizione dell'oratorio, una tradizione molto, molto forte, molto importante. E dall'altro il tema familiare ho iniziato a mettere un po' insieme, a tal punto che poi ho provato a mettere giù qualche pensiero, a scrivere qualche pagina, a insegnarlo anche in un paio di università, per cui ci siamo anche incrociati in questa cosa a Firenze, a Bologna, poi a Roma e via. Poi nel frattempo mi sono trasferito alla Pontificia Accademia per la Vita, che invece è una cosa un po' più seria, di grandi scienziati di tutto il mondo che lavorano insieme sapendo che la loro ricerca scientifica è a servizio della vita umana. E quindi io ho imparato a lavorare con davvero le più grandi menti del mondo, ed è una cosa estremamente interessante. Quindi nel frattempo vivo in una parrocchia di periferia romana, che è il modo per salvarsi dal Vaticano un pochettino, perché sapete che uno la mattina si sta lì, poi la sera tornano persone normali, sapete, dico la messa con i bambini, ecco, faccio l'assistente scout, però perché sennò non va bene la salute. Nel frattempo appunto scrivo libri, libretti vari, ma se voi avete messo il mio nome su Google troverete che in realtà io sono autore di libri di cucina. Ahimè, questo sì, è vero. Cioè, il mio libro di ricette della Bibbia è tradotto in 7 lingue, per la precisione, che non so. Che ci dobbiamo fare? Siamo famosi per questo. Se vuoi vendere, scrivi libri di cucina. Va bene. Che vi racconto questa sera? No, innanzitutto, scusate, anche serve un po' per me. Quanti sono professori di religione? Così capiamo un po' come è costruito il parterre della... Quanti invece, quali sono le altre categorie? Catechisti? Magari la stessa personanza la vanno due volte perché fa le tre cose. Quanti invece sono gruppi familiari, dintorni? C'è un po' di tutto. Bene, le realtà su cui vogliamo ragionare sono un po' presenti tutte. Ditemi se sbaglio, ma in questo momento noi abbiamo complessivamente un giudizio pessimista sull'esperienza familiare. O non necessariamente per colpa delle persone, però la famiglia è in crisi. È un classico dei nostri temi, no? Ed è anche vero, cioè, ahimè, abbiamo dati e situazioni che lo dimostrano ampiamente. Le famiglie hanno un ritmo di vita tale per cui non sono più capaci di seguire i figli in una maniera adeguata. Penso che no. Le famiglie non fanno più quello che dovevano fare o che devono fare. O potremmo dirla, non riescono più a fare quello che dovrebbero fare. I giovani sposi si separano dopo pochi anni, non mettono più al mondo figli, e se li mettono al mondo nemmeno gli insegnano a fare, cosa dite voi catechisti? Arrivano che non sanno neanche fare il segno della croce. Che ci stanno a fare questi due qua? No, è vero. E così la famiglia, malgrado tutta una serie di proposte anche interessanti e belle, per cui ci siamo svenati tempo, energie, soldi, riunioni, progetti pastorali, progetti didattici, tutto l'armamentario chilometrico e robe che avessero, le famiglie non si lasciano coinvolgere, non riusciamo, se non un numero ridotto e magari sempre gli stessi di tutte le varie, come tu ti trovi sempre quella famiglia lì, tutte le possibili iniziative, no, della faccenda. Non vogliono essere coinvolte, resistono. Le famiglie sembrano non essere capaci di educare più. E a scuola ne vediamo i risultati, talvolta, ahimè, anche un po', davvero un po' tanto complicati.
e comunque danno ragione ai figli e mai ai professori. Siamo pessimisti, abbiamo un giudizio pessimista sull'esperienza familiare. A tal punto che ci diciamo dobbiamo aiutarle. Le famiglie oggi vanno aiutate, vanno sostenute. E infatti facciamo i corsi per i genitori. Li facciamo in parrocchia, che abbiamo lo psicologo a scuola per fare questa roba qua, no? Poi arriva il gioioso tempo dell'adolescenza in cui tutto diventa più complicato all'ennesimo te, all'ennesima potenza, e quindi a maggior ragione attenzione ai genitori, il blabla sportello genitori, cioè tutte le cose che inventate, giustamente inventate, no? Questa roba qua. Le famiglie vanno aiutate. Non ce la fanno, arrancano, fanno fatica. Se qualcuno vuole aggiungere qualche altra sfaccettatura che magari gli viene, no, però credo che magari ognuno di voi ci avrà in mente poi qualche fatto, qualche situazione, qualche cosa. Poi è arrivato il Covid. E che è successo col Covid? È successo che dalla sera alla mattina, in una maniera brutale e, ahimè, tragica, abbiamo annullato tutto. Le attività parrocchiali sono state completamente cancellate, fino addirittura a sospendere le messe, che era una cosa più importante la faccenda. Le attività didattiche rase al suolo, gli insegnanti hanno dovuto iniziare a imparare a fare la DAD in 3 secondi, non vi avevo mai spiegato come farla, e immagino che non deve essere stato esattamente proprio semplicissimo, anche con tutta la buona volontà di metterci, ma di colpo abbiamo trovato. Vi siete trovati a dover reinventare completamente una metodologia didattica, a ripensare il mondo, no? Cioè, di colpo ha raso al suolo tutta la nostra vita, tutte le nostre proposte, tutta la nostra attività, tutte le nostre progettazioni, in una maniera, ripeto, brutale. E tutto, invece, è stato di colpo e altrettanto brutalmente consegnato all'ambiente domestico e di conseguenza a chi lo abita, cioè una famiglia. La scuola si faceva a casa, il lavoro si faceva a casa, il catechismo si faceva a casa, la messa la trasmettavamo anche quella sugli schermi, e la si faceva a casa. Come raccontavo stamattina, la mia parrocchia dove vivo di fronte a un enorme palazzone, anche abbastanza grande, per cui c'era uno che aveva messo la cicletta sul balcone, per cui quello faceva la bicicletta invece di andare in giro stava sul balcone, e uno che aveva un balcone un po' lungo, no? E correva in casa, per cui usciva da una finestra, correva lungo tutto il balcone, rientrava, probabilmente correva dentro il corridoio di casa, facevamo spot in casa, cioè che ci siamo trovati a fare tutto in casa, come una roba lì, no? Cioè tutto in famiglia. È successo che le nostre famiglie, se quelle proprio un po' complicate, sgarruppate, per eventi in ritardo, che non ci riescono a fare di lì, che non gliela fanno fare di là, che no, con tutta questa roba qui, si sono trovate di colpo a dover spiegare ai loro figli perché non uscivano più di casa, a dover spiegare ai loro figli che stava succedendo qualcosa per cui non potevano più vedere i loro amici. Ora, spiegarlo con un bambino ancora, spiegatelo, quindi c'è. No, spiegatelo, cioè. Di più. Di colpo, dei genitori si sono trovati a dover rendere ragione di cosa significa da vivere davanti all'annuncio quotidiano di alcune centinaia di morti, che è il numero che tutti i giorni noi andiamo a sentire da 2 anni a questa parte. Oggi sono morte 89 persone di Covid. E i bambini lo sentono. I bambini a cui abbiamo tolto fino a 2 anni fa qualunque contatto con le fenomeno morte, adesso non so se nei paesi, in città i bambini non li portano più ai funerali perché si impressionano, perché sono colpiti, non va bene, no? E così via. Così come non li portano a vedere, no? Io mi ricordo quando è morto mio nonno, io avevo 11 anni e l'ho visto
nella bara prima che chiude. Adesso non si portano più i bambini prima della chiusura della parte. Ecco, di colpo questi bambini che della morte sapevano vagamente qualcosa si sono trovati tutti i giorni questa cosa. E questi poveri genitori gli hanno voluto dare un'idea, una narrazione. E questi poveri genitori hanno dovuto spiegare ai loro figli che se non mettevano la mascherina, la nonna moriva. E moriva per colpo loro. E funziona così, no? Andiamo a trovare la nonna e ti tenere giù la mascherina, perché se ti ammali te, ti viene l'influenza. Se si ammala la nonna, muore. Gliel'abbiamo dovuto spiegare ai nostri ragazzi. Guardate che è un investimento di responsabilità. E poi col corpo, cioè da 0 a 100, papà, no, una cosa. E questi genitori lo hanno fatto. Lo hanno fatto. Complessivamente lo hanno fatto. Cioè, voi ci pensate, ma noi abbiamo chiuso una nazione per cos'è, 6 settimane, guardate più lontano, più 8 settimane più o meno, no? E poi nessuno ha trovato. Cioè, abbiamo chiuso in casa 60 milioni di persone. Che non fosse fino a quando l'anno 600, adesso un po' di più con i vaccini, ma devo dire, ma prima se ci pensate, siamo riusciti a rendere ragione a 60 milioni di persone a starsene chiuse in casa per 8 settimane. E chi lo fa? L'hanno fatto loro. Mamma, papà, il presidente del consiglio dell'epoca che diceva queste ricordate le conferenze stampe. Ogni volta eravamo lì a sapere che cosa sarebbe successo dal giorno dopo. Abbiamo reso ragione di alcuni dei fondamentali. Le famiglie hanno reso ragione di alcuni dei fondamentali della vita in una maniera fortissima e lo hanno fatto. Lo hanno fatto. E le famiglie cristiane lo hanno fatto mostrando una narrazione, una spiegazione che faceva e attingeva direttamente all'esperienza cristiana. Io credo che ci siano famiglie che hanno pregato in una maniera particolare, talvolta alcuni hanno riscoperto una preghiera insieme davanti a tutto caos che ci stava capitando davanti, ma anche qualcuno che invece era un po' meno addentro ai nostri percorsi, comunque qualcosa ha fatto, si è pensata, no? Una cosa è stata interessante studiare chi è ritornato dopo nelle celebrazioni, si è visto, no? Che tutta una serie di persone che prima non c'era si è riaffacciata, perché questa cosa è stata così potente, così grande che ha mosso qualche pensiero, ma anche chi invece non ha un riferimento spirituale o religioso, qualcosa ha detto a sti ragazzi, dice guarda che ci sta capitando questa cosa qui, ce l'hanno fatta. E come se ce l'hanno fatta? L'esperienza del Covid, con tutta la infinita tragicità che ha portato, che ahimè ancora un pochettino ci sta segnando, è un'esperienza incredibile, può essere un'esperienza incredibilmente feconda. È interessante. E chiede di essere analizzata e guardata nei dettagli, ma soprattutto nei fondamentali che ha scatenato o ridisegnato. Appunto, di colpo la casa è diventata il luogo del tutto e la famiglia il tutto delle relazioni. Le uniche fisiche per settimane, il resto era diventato tutto elettronico. Beh, io credo che il Covid sia stato l'autore di un'incredibile buona notizia in mezzo di molto, insieme allo schifo in mezzo che ci ha portato. Appunto questa cosa qua, una capacità, si usa molto questa parola, di resilienza, cioè di reagire alla negatività incredibile della nostra famiglia. Non che le lamentele sull'esperienza familiare che citavo all'inizio non siano vere, ahimè, purtroppo lo sperimentiamo, ma non è il tutto. E comunque, prima di lamentarsi più corto dell'esperienza familiare di oggi, ricordiamoci di quello che le nostre famiglie hanno
E così ci siamo trovati anche a celebrare un triduo in famiglia. Non abbiamo potuto farlo, non abbiamo potuto, il triduo del 2020, non abbiamo potuto farlo nelle parrocchie, non abbiamo potuto fare se non in maniera molto particolare tutte le preparazioni, tutti i lavori, tutte le riflessioni, tutto quello che si fa in un'attività scolastica normalmente. E l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto in casa. E chi ha provato ad andare un po' oltre la semplice trasmissione via streaming della messa, cioè, e ha provato invece a ricollocare il a vedere cosa succedeva, a ricollocare il triduo in un ambiente familiare, io ho provato a fare questa cosa qui, ho avuto la grazia di sperimentare questa cosa, ho scoperto una cosa tutto incredibile. E vi assicuro che quando il mio parroco ha proposto alle famiglie che erano connesse naturalmente via elettronica, no? Bene, giovedì santo, questa sera lavatevi i piedi reciprocamente. A casa. Quel gesto deve diventare un gesto rituale, bello, confezionato, pulito, bello e simbolico, eccetera, eccetera, poi è diventato brutale. E non tanto per la mamma, che ha ricordato ogni tanto, ragazzi, io l'ho lavato ben altro di voi, quindi non rompete troppo neanche, no? Ma i figli che hanno lavato i piedi ai genitori e ai nonni, quel caso è stato potente. Io ho in mente famiglie in cui questa cosa, questa proposta ha generato una discussione. Che facciamo? Lo facciamo o no? Sì, no, perché? Covid ha rivelato l'incredibile forza e capacità e attitudine delle nostre famiglie, pur con tutte le complicazioni che non ne cancelliamo neanche una, no? Ma pur con tutte le complicazioni, guarda cosa è successo. Il regno di Dio è più grande. È più grande delle attività che si fanno in parrocchia, del calendario parrocchiale, degli incontri che si fanno nei saloni parrocchiali. Passa per altri posti. Passa forse anche soprattutto per altri posti. Il regno di Dio è più grande anche di tutti gli itinerari pedagogici che giustamente e doverosamente, e guai se non lo continuiamo a fare, ma facciamo pure più grande. Ecco, abbiamo scoperto che in realtà noi li occupiamo soltanto un pezzetto. Non siamo i possessori dell'operazione, che comunque è più grande e ci travalica. Il regno di Dio è più ricco. Più di quello che immaginiamo, più di quello che programmiamo, più di quello che codifichiamo, è più ricco. Meno male. Perché se ci pensate, questa cosa ci solleva anche un pochettino, cioè non dipende proprio tutto da noi, eh? Cioè, meno male, c'è un disastro. È un disastro totale. Perché vi dico queste cose e volevo sottolineare questo aspetto? Perché vorrei uscire dalla retorica appunto della famiglia in crisi e come tale di una famiglia con cui giocare da un lato la carta della pretesa insoddisfatta, ecco, non riescono mai a fare quello che dovrebbero fare, e dall'altro appunto dell'operazione Croce Rossina, cioè qua è un disastro, dobbiamo andare ad aiutarli, a sostenerli, talvolta a sopperire dove non ci arrivano. No, mi pare che siamo, non sai che siamo sballate entrambe queste due logiche, ma non dicano tutto della faccenda. Anzi, si può dire un qualcosa di più che ci permette forse di fare uno scatto un po' avanti, perché queste due retoriche, la retorica della pretesa insoddisfatta e la retorica dell'aiuto, in qualche modo, se ci pensate, stanno diventando inconcludenti. Cioè, continuiamo a lamentarci, ma cambia niente. Anzi, poiché tutti noi viviamo
nell'operazione della mitizzazione del passato, comunque prima era sempre meglio. È psicologico, ci viene, ecco, lo facciamo apposta, ci viene un po', perché comunque quando ho iniziato a insegnare era un'altra cosa. Come va? Penso che noi potremmo superare questa duplice retorica se iniziamo a ragionare, ed è il passaggino, l'altro passaggio che vorrei proporvi questa sera, sulle persone, più ancora che sugli enti e le agenzie educative. La prima ve la butto lì perché è quella più complicata. Scusate, no, faccio un passaggio sulle agenzie, ma vedrete che poi devo parlare sulle persone che mi sembra proprio più utile. Che cosa intendiamo quando parliamo di chiesa e famiglie? No, perché se ci pensate, quando parliamo di scuola e famiglie, è chiaro, scuola e famiglie vuol dire che da una parte ci sono le famiglie e dall'altra c'è la struttura scolastica, cioè il dirigente scolastico, ci sono i docenti e diciamo un po' tutto il mondo che ci gira attorno, appunto, e si capisce, no? Cioè, è abbastanza comprensibile. Io ricordo di essere un po' più vecchio di quello che sembro, e mi ricordo che io andavo a scuola quando furono creati i decreti delegati, e mio padre e mia madre furono tra i primissimi, spesso il primissimo presidente del consiglio di circolo, tutte quelle cose che adesso non so neanche se si usano, se ci sono più, no? Cioè, era il primo tentativo di un'operazione di collaborazione tra le diverse agenzie, no? E io sono cresciuto colpito di questa roba qua, per cui appena sono arrivato in prima liceo sono candidato. Cioè, c'era questa operazione, cioè di una partecipazione, no? Però capite, lì è abbastanza chiaro, i soggetti, sono abbastanza chiari i soggetti che vogliono, si capisce. Chiesa, scuola, famiglia, tra, e ci siamo. Non altrettanto, forse, o non lo so, come lo definiamo la questione chiesa-famiglia invece? Che cosa pensiamo? Che cosa ci viene in mente quando pensiamo al rapporto, quando diciamo la frase la chiesa e le famiglie? Cosa vi è venuto in mente? La comunità. Quindi la comunità cristiana e le famiglie. Cioè? Non necessariamente vi anche preso, ci riprendono pure, siamo in diretta, salutiamo i nostri fans che ci stanno guardando tutto il mondo. No, qui non rischiamo anche a sentirvi per questo. No, cioè. Perché è un binomio che molto spesso si utilizza nei nostri ambienti. La Chiesa si preoccupa delle famiglie, la Chiesa accoglie le famiglie, la Chiesa sostiene le famiglie. Chi è sta Chiesa? Talvolta dentro questa roba qua in realtà ci abbiamo, diciamo, la Chiesa, ma in realtà pensiamo ai preti. Per cui una parrocchia attenta alle famiglie è una parrocchia dove c'è il parroco che fa delle cose con le famiglie. Una diocesi attenta alle famiglie dove c'è il vescovo che con le famiglie ci piace lavorare e fa delle cose. In altri contesti un po' più allargati magari diciamo che la Chiesa potrebbe essere quell'idea della comunità, ma dove comunità vuol dire fondamentalmente il prete e i suoi collaboratori. Talvolta succede un po' questo schema. Se vogliamo possiamo ancora un po' più allargarlo, abbiamo la comunità, sono talvolta i gruppi familiari che magari attivano alcune iniziative, cose, percorsi per le famiglie, oppure i catechisti in occasione dei percorsi appunto educativi messi in campo. Cioè, chi è questa Chiesa? Perché a pensarci bene, la Chiesa, la comunità cristiana che è in un posto, in una situazione, è composta al 90% di famiglie, forse al 90% sono un po' di anziani, un po' di
ma cioè sempre famiglie sì. Un po' questa cosa, ultimamente abbiamo inventato lo simbolo delle famiglie mononucleari, no? Che era che dice che vuol dire, no, però usiamo anche questa, no? È vero, no? Però se ci pensate, cioè devo dire, la quasi totalità di una comunità cristiana è composta di famiglie, un po' più vecchie, un po' più giovani, un po' più, no? E quindi le famiglie che si occupano delle famiglie, non lo so, cioè capite che, non lo so, però se volessimo star lì a usare un linguaggio precisivo, la cosa sarebbe un pelino più complicata di quello che... Ma mi sta bene questa complicazione, perché credo che sia una complicazione da assumere. Ed è quel secondo passaggio, che è appunto quello del passare però appunto dagli enti, dalle agenzie alle persone. Ora, io credo che se qui a Lanciano avete deciso di sedervi attorno allo stesso tavolo, professori di religione, catechisti, operatori della pastorale familiare e così via, non è perché ci sono loro che hanno il pallino di quest'anno e questo qui, vabbè, ci vediamo questo, che ci dobbiamo fare l'anno prossimo, anno ci sarà, che ne so, la carità, parleremo, no? Quindi, non è la novità di quest'anno, oppure è uscito del giorno di quest'anno su questa roba, ma è perché noi abbiamo a cuore le persone nella loro totalità, e pensando in chiave educativa, che è la cosa che ci accomuna, noi abbiamo a cuore la storia dei nostri ragazzi nella loro totalità. Ecco perché ci siamo intorno a un tavolo così. Ecco perché prima o poi, perché capisco che è complicato, cioè davvero non avrei un'idea pratica, però capisco che non funziona fare due incontri per i preti al mattino e per i laici al pomeriggio. Non funziona, cioè, capisco i motivi, e ripeto, se mi dicete sì, bravo Don Andrea, è facile a dirlo, ma poi come si fa? Non lo so, perché per me è una cosa così. Però capisco anche che suona male. Che in qualche modo suona male questa cosa qui. Cioè, bisognerebbe, ripeto, non sapete, la metto lì come una mentalità, mettiamola, prendetela così, no? Però capite, perché a noi ci interessano le persone. A me non interessa che un bambino arrivi preparato alla prima comunione. A me non interessa che un ragazzino abbia raggiunto gli obiettivi dell'unità didattica che abbiamo progettato. Cioè, no. Cioè sono tappe intermedie, sono passaggi, ci mancherebbe, no? Cioè, se dobbiamo spiegargli le religioni del mondo, che questi imparino, non so quanto c'è le ragioni, no? Cioè, però capite, non è la mia preoccupazione. E se altre realtà, e se altri soggetti hanno questa preoccupazione, noi no! A noi ci sta a cuore il bene integrale della persona. Poi ognuno lo segue per un pezzetto, per quello che è la sua specialità, la sua vocazione, la sua professionalità, ci mancherebbe, no? Ma capite, noi abbiamo a cuore il bene integrale della persona. E quindi lo pensiamo e lo accompagniamo e lo accogliamo avendo bene in mente la totalità delle sue esperienze. Non è che io sono appunto, cioè io sono catechista, mi preoccupo che faccia prima comunione e poi se uscito il catechismo, mi preoccupo che venga il catechismo, venga la messa domenicale e non so che altre cose gli chiedete per... Dici, non sarebbe male. Io ho in mente questo che devo raccontare. Nella mia prima parrocchia c'era il modulo di iscrizione al catechismo, no? E c'era scritto proprio così, nome, cognome, e per questo noi genitori di Nicole ci impegniamo a far sì che nostro figlio partecipi al catechismo settimanale, venga alla messa domenicale e partecipi all'iscrizione dell'oratorio.
Oh, c'era gente che firmava, ma nemmeno il giorno che ha firmato il mutuo trentennale gli tremava la mano. Cioè, questi li avevamo mai visti fino al giorno prima, e di colpo gli diciamo, beh, adesso se vuoi vieni tre volte alla settimana qui. Capite che si guardava e dicevo, devo proprio, cioè capite? Cioè, non va bene se noi ci preoccupiamo che facciano e quindi io sono contento se ha messo le crocettine sulla mia lista della spunta, no? Così come non va bene se questo scuola si comporta, se io mi preoccupi del fatto che questo scuola si comporti bene e risponda bene alle interrogazioni o ai compiti in classe. Io spero, ti auguro vivamente che voi facciate interrogazioni e compiti in classe e diate anche delle sufficienze, se se lo meritano. Però questo è il mio pensiero personale sull'insegnamento della religione. No, no, no. No, cioè capite, il nostro problema è che noi abbiamo paura e quindi in qualche modo, anche se poi di fatto ci occupiamo specificatamente di un pezzettino, però noi abbiamo in mente il tutto. E per avere in mente il tutto, riconosciamo gli altri attori del gioco. Perché io che faccio catechismo, so bene chi insegna religione a scuola, no? E lo so come mio alleato, e so bene che questo bambino cresce in una scuola che ha quelle attività, quelle cose e così via, e partecipa a quella società sportiva, sarebbe un altro, se volete, delle agenzie da mettere in campo, piuttosto non so se va molto di moda gli scout, o la CIER, non so, per rispondere a varie realtà, no? Che ci sono. Così come io, professore, è vero che poi mi occupo fisicamente di quel pezzetto che accompagno, ma ce l'ho dentro un quadro più ampio. Dentro un quadro più ampio. E dentro questo quadro più ampio, appunto, considero i soggetti che li abitano non come dei competitori, ma come dei partner. Ecco, questa potrebbe essere forse la chiave in cui che il Covid un pochettino ci autorizza. Provare a ripensare gli altri soggetti non come dei competitori o dei deludenti, ma comunque dei partner. Consci di tutti i limiti che consegniamo. Ora, questa cosa mi permette di farci un pensiero un po' più ampio, ma perché mi sembra significativo. In un contesto culturale omogeneo, questa cosa funzionava. Come funziona così? Se la maestra ti dava una sberla, tornavi a casa e tutto a papà e gli anni due e avevamo risolto il problema. E il parco benediceva senza nessun problema. No? Adesso se tu per sbaglio ti rivolgi a un bambino dicendo soltanto alzando la voce, come minimo il genitore ti denuncia. No, spero di no, adesso l'ho detto fuori di quella. Però è vero, cioè abbiamo parlato in un contesto culturale omogeneo fondamentalmente. Questa cosa era abbastanza facile perché, almeno nei fondamentali, ci si riconosceva e quindi l'operazione era fondamentalmente quella di un mutuo aiuto. Quello che non riuscivi a fare, sapevi benissimo che lo faceva di là, insomma, quello che non riusciva a fare la parrocchia, sapevi che cadeva a scuola e sapevi che in famiglia tutto lì era preso, e questa cosa era facile. Scuola dei ragazzi delle medie, la cuoca era la preside delle medie. È stato bellissimo. Perché non gliel'avevamo detto. Quando questi si sono trovati in cucina, la preside. In 30 secondi abbiamo fatto capire che non potevano sfuggire troppo facilmente dall'operazione. No, è stato, ci siamo divertiti un mondo quell'anno, ma capisco che non si riesce più. Certo, diverso è pensare questa collaborazione di stima, perché è chiaro che la collaborazione nasce da una stima,
in un contesto appunto dove non c'è più questa omogeneità culturale, anzi addirittura magari ci sono tensioni tra i soggetti. Capisco che può essere molto diverso l'ambiente cittadino nel quale tutti quali sono nato e ho sempre abitato, forse da ambienti più piccoli di paese. Valutate voi poi quanto quello che racconto è coerente con la vostra situazione. Se io parlo della questione cittadina, questa è clamorosa, cioè la rottura dell'unità, dell'omogeneità culturale è totale, assolutamente totale. E quindi capisco che la stima e la collaborazione è un po' più complessa, anzi talvolta è difficile, anzi talvolta ci si trova una vera e propria guerra. Io credo che oggi una delle grandi fatiche del nostro tempo per le comunità cristiane, intesa nella articolata complessità di soggetti, sia proprio quella di pensarsi Chiesa in un mondo pluralistico e secolarizzato. Pensate, c'è cioè, il caso di ieri, no? Questa cosa della comunità europea che avrebbe abolito la parola Natale, non so, avrete letto, però ce l'hanno già cancellato, no? Cioè io ho visto al volo qualcosa appunto da quelle parti. Complessità infinita di questa roba. Io credo che oggi le comunità cristiane e i soggetti che la animano nelle diverse responsabilità ha in questa cosa una delle grandi missioni complicate. Cosa significa pensarsi comunità cristiana in un mondo plurale e secolarizzato? Ora, ci sono almeno tre scelte, tre possibili scenari. Il primo scenario è quello della competizione. Avete in mente Don Camillo e Peppone? La competizione. La facciamo a gara. Se siamo più bravi noi o più bravi le agenzie che ci stanno facendo guerra, che ci rubano i ragazzi, che ci piazzano la partita di calcio esattamente nel momento della messa domenicale, che ti si incastrano esattamente mentre tu hai pensato la recita di Natale. Cioè mettete tutti i crash out che regolarmente vi trovate a gestire, no? In competizione. Ci sono situazioni in cui la comunità cristiana si è messa in competizione. Per cui il nostro campo di calcio è più bello, il nostro teatro ha gli impianti più aggiornati, e il nostro giornalino, il nostro sito web è clamorosamente più figo di quello e così. Viceversa, naturalmente parlo un po' dal nostro livello, dal mio punto, perché mi viene facile, no? In competizione. E ci, come si può dire, contendiamo i clienti. Se la mia proposta è più interessante della tua, i bambini verranno da me e non da te. Facciamo gli open day anche in parrocchia. Ok, la logica è qui, a proposito degli open day, anche un po' le scuole si stanno muovendo, no? Dovendosi ogni tanto accaparrare studenti, facciamolo bene, noi abbiamo un corso in inglese, noi facciamo geografia in ugrofinnico, no? Noi facciamo in chebane talandese, e tutte quelle robe lì, se poi gli insegnaste anche ogni tanto a leggere, a scrivere, a fare il conto, ti saremmo grati, non è così via. Mi piacerebbe prima o poi parlare con il responsabile di Rete 4, perché il fatto che Rete 4 trasmetta tutti gli anni l'intero ciclo di Don Camillo e Peppone non credo che sia una scelta casuale. Neanche un po'. Primo scenario, la competizione. C'è però un secondo scenario che sta crescendo sempre di più nella comunità cristiana ed è lo scenario dell'arrocco. Avete in mente l'arrocco, la mossa degli scacchi per cui io vado a mettere, a circondare il re, la pedina più preziosa di tutte le altre cose, perché non si è attaccata, arroccato. C'è un libro che ha fatto scalpore, ormai credo abbia 4-5 anni,
di Dreher, si intitola L'opzione Benedetto. Non so se l'avete conosciuto. Dreher dice questa cosa, fa questa analisi. All'epoca della caduta dell'impero romano, quando mai i barbari hanno completamente devastato la cultura romana che ormai era diventata cristiana, Benedetto da Norcia decide che cosa fa? Esce da Roma, esce dalla città, si prende i suoi pochissimi amici, i quattro gatti rimasti, si chiude dentro un monastero e inizia a copiare i codici perché non si perda la sapienza cristiana in attesa di un tempo più favorevole per l'esperienza cristiana. E secondo Dreher questa è stata la sapienza del cristianesimo in Occidente. Lui dice, in un tempo come il nostro, che è segnato da un imbarbarimento, da una perdita totale dell'esperienza cristiana come significativa per la nostra cultura, i cristiani devono tornare a fare come Benedetto. Devono radunarsi tra di loro, chiudersi dentro. Pensate che Dreher, nel capitolo finale, arriva a ipotizzare che sia meglio per i genitori cristiani fare la scuola domestica. Non so come si chiama tecnicamente, quelli che fanno scuola proprio... Come? La scuola parentale, cioè lui teorizza che i cristiani oggi dovrebbero fare la scuola parentale perché non possiamo permetterci di mandare i nostri figli in un posto dove gli insegnano che Dio non ha creato il mondo, ma il mondo è e così via, eccetera, eccetera, eccetera. Senza arrivare forse allo schema di Dreher, in realtà è una tentazione estremamente presente. In un mondo che non ci piglia più, in un mondo che è deludente, no? Che è lontana questa roba qua, noi non possiamo fare altro che ritirarci, serrare le fila, parlarci solo tra di noi, custodire questo fragile tesoro che ci è stato dato e sperare in tempi migliori. Io credo che non solo l'analisi di Dreher è sbagliata, perché bisognerebbe spiegargli che Benedetto non ha fatto quella roba lì, ma che Benedetto ha e i suoi seguaci e il monachesimo poi si è preoccupato in realtà esattamente il contrario, di farsi carico responsabilmente di un mondo che non aveva più una realtà sociale e politica capace di gestirlo, per cui alla fine chi ha bonificato le paludi erano i cistercensi, chi ha custodito un tesoro erano quelli, chi ha fatto l'agricoltura era quelli, cioè, quindi credo che sia sbagliata l'interpretazione storica che da Dreher, ma che se anche fosse andata così, ma non credo sia andata così, non credo che sia evangelica. Non è, a mio modesto parere, evangelica. Altrimenti dovreste spiegarmi come interpretare il mistero dell'incarnazione. Cioè, di un Dio che si fa uomo, che se la smette di starseli vengono confabulare delle loro cose, pensate tra che pensano che è un ego di Dio, deve essere conversazioni clamorose, no? E scelgono invece di mischiarsi nella storia. Su questa linea è Papa Francesco. Vi leggo un numero di Amoris Laetitia, numero 182, perché ricolloca questo tema esattamente in ambito familiare, che è un po' un nodo su cui stiamo ragionando. Guardate che cosa dice il Papa. Nessuna famiglia può essere feconda se si concepisce come troppo differente o separata. Per evitare questo rischio, ricordiamo che la famiglia di Gesù, appunto, la logica dell'incarnazione,
grazia di saggezza non era vista come una famiglia strana, come una casa estranea e distante dal popolo. Proprio per tale ragione la gente faceva fatica a riconoscere la sapienza di Gesù e diceva: da dove gli vengono queste cose? Non è costui il falegname, il figlio di Maria? Non è costui il figlio del falegname? Questo conferma che era una famiglia semplice, vicina a tutti, inserita in maniera normale nel popolo. Neppure Gesù crebbe in una relazione chiusa ed esclusiva con Maria e Giuseppe, ma si muoveva con piacere nella famiglia allargata, i parenti, gli amici. Oggi invece succede che certe famiglie cristiane, per il linguaggio che usano, per il modo di dire le cose, per lo stile del loro tratto, per la ripetizione continua di due o tre temi, sono viste lontane, come separate dalla società, persino dagli stessi parenti, persino gli stessi parenti si sentono disprezzati o giudicati da essi. Guardate che un numero polemico, iperpolemico se ci pensate, no? Però la Papa glielo dice chiaramente, guardate, la logica evangelica è la logica della vita condivisa. E se c'è un'originalità nell'esperienza cristiana, e come se c'è l'originalità cristiana, no? Questa non si dà nel chiudersi appunto a difendere chissà quale baluardo, ma esattamente nello spendersi nel mondo. La logica di incarnazione. Ecco perché ci troviamo qui questa sera e ci dobbiamo mettere insieme. E dobbiamo aiutarci reciprocamente a pensarci appunto dentro questa cosa qua e a pensare anche altre agenzie che magari obiettivamente sono, secondo gradi diversi, anche lontani o non particolarmente vicini all'esperienza cristiana, anzitutto come risorsa e occasione. Io credo che mettere insieme le persone, riconoscere le persone che appunto contribuiscono all'educazione dei ragazzi e dei bambini, sia anzitutto un'occasione di annuncio, ma non perché andiamo a rompere l'anima appunto cioè queste famiglie che li odiano tutti, no? Speri di non incontrarli, perché se no ragazzi ti rovinano la mattinata al tratto, subito fatta finita, no? Ma perché nella simpatia e nella semplicità quotidiana. Guardate, vi dico questa cosa, oggi non l'ho detto stamattina, a un certo punto, qualche anno fa, ho incontrato l'arcivescovo di Barcellona. Barcellona è una città dove il fenomeno di secolarizzazione è completo, cioè a Barcellona a messa ci va meno del 2% della popolazione e sono tutti vecchi, punto. Detto proprio in maniera... Cioè, potete pensare com'è la... A un certo punto sto santone, interessante, la chiesa più famosa di Barcellona, sinceramente mi interessa la Sagrada Famiglia, non banale questa cosa, no? No, ecco. A un certo punto quest'uomo ha scritto una lettera pastorale e a un certo punto gli ha detto alle famiglie, parlando alle famiglie, mi rivolgo, adesso non la citazione esatta, ma il senso era questo: care famiglie cristiane, è inutile che ormai siete tre, no, due, no, una, cioè ormai c'è questo poveretto ha ragione in questo contesto, bene? Che cosa puoi fare tu per annunciare il Vangelo? E lui teorizzava, non l'ha scritto, ha detto: provate ad andare a offrire il caffè al vostro vicino. Questo è il consiglio del Vangelo di Barcellona. Invitate i vostri vicini a bere un caffè. Perché in quel gesto lì, di semplice... Beviamo un caffè, sì, cioè non è che facciamo, no? E in quella normalità, in quella semplicità di cui parlava il Papa,
passerà uno sguardo a Gerico e racconterete delle vostre speranze, del modo con cui voi vi ponete davanti al mondo e alla storia, ai disastri che ci capitano. E io vi invito a rileggere qualche numero di Amore e Letizia, perché dentro il Papa disegna le famiglie missionarie, ma le famiglie missionarie non sono quelle che partono per il Burundi, ci sono anche quelle, cioè magari una è una, no? No, le famiglie missionarie sono quelle che vivono in un certo modo nel quartiere, che vivono con un certo stile appunto a scuola e così via, nella vita della quotidianità totale. Sono occasioni di annuncio. Seconda cosa, il dialogo faticoso della collaborazione educativa è una grande occasione di purificazione dalle incrostazioni ideologiche. Perché capite che in un contesto di omogeneità culturale poi c'è sempre quello che è più papista del Papa. E capisco che quando una realtà in qualche modo gode del privilegio del potere, potrebbe suonare male, ma è anche buono, cioè di un grosso consenso, di una grossa forza, no? E capite che poi la tentazione, il fatto di doversi confrontare con realtà diverse, con storie diverse, anche con punti di vista critici, almeno con quelli intelligenti, cioè quelli, no? Questa cosa ci impone di verificare, di farci domande, di riandare al cuore del nostro annuncio, di riconoscere appunto alcune impostazioni ideologiche che ci sono, come sempre accade in questo momento. Terzo passaggio. Io credo che uno sguardo, un'operazione di collaborazione e di alleanza educativa anche tra soggetti diversi e non così facilmente comuni, sia un'occasione grande per noi, comunità cristiane, di ricordare a tutti la bontà del mondo. Il mondo è buono. Anche quello che non c'ha il crocifisso sopra. Ce lo ricorda il libro della Genesi. La prima cosa che il Padre Eterno fa davanti al mondo è dire: oh, ma che bella roba! Guardate che l'esperienza cristiana è potentissima. Perché l'esperienza cristiana consegna un giudizio positivo sulla realtà. E noi consegniamo un giudizio positivo sulla realtà. E noi custodiamo un giudizio positivo sulla realtà, anche di quelli che non ci stanno troppo antipatici. Che non vuol dire che tutto va bene, non ci mancherebbe, perché poi col peccato originale qualche problemino c'è, però capite, uno sguardo complessivamente positivo e ottimista sulla realtà. E infine, e su questa cosa concludo, il tentare uno sguardo condiviso e di alleanza educativa è un grande esercizio di fraternità. Il Papa è l'enciclica Fratelli di tutti. Guardate, cioè, quest'uomo sarà interessante vedere come sarà giudicato fra un po' di anni il pontificato di Papa Francesco, però bisogna ammettere che nella sua per certi versi semplicità, non credo per nulla sia un uomo semplice, però per dire, cioè guardate la duplice operazione, Laudato Si, Fratelli Tutti, cioè un documento sulla cura del creato e un documento sulla fraternità universale, ha messo due paletti con cui continuare, no, l'esperienza cristiana. Il Papa ci ha detto: attenzione, perché noi siamo chiamati a costruire una fraternità universale. Una fraternità universale. Io credo che ognuno di noi, nella sua responsabilità professionale, ecclesiale, personale, è chiamato a svolgere questo compito, a costruire esperienze di fraternità, che non sono cose belle. Avete in mente come esordisce la fraternità nella storia dell'umanità raccontata dalla Bibbia? I primi due fratelli si chiamavano Caino e Abele, ed è finita con un omicidio. Pum, cioè l'esordio è istantaneamente pessimo. Cioè,
dai progetti, dall'idea del tipo umano la fraternità in casino. Non è mai stata una roba, cioè, in cui ecco come bello che fratelli insieme. Ci si attuffa dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina. No, non è una cosa sciocca, cioè non è una parola così tanto per consolarci. L'esperienza della fraternità, che è ciò che ci permette di custodire le persone e accompagnarle e crescerle con loro, crescere con loro, che è il compito, credo, di una Chiesa dentro una società anche plurale, anche secolare. Cresciamo, accompagniamo, custodiamo, valorizziamo, proviamo a dire il senso di quello che capita, anche delle cose più terribili che, ahimè, ogni tanto capitano. Ecco perché oggi siete qui insieme ed ecco perché la prossima volta o ci sono i preti o se no venite. E pensavo ad alcune riflessioni che ci ha portato lei a fare, professore, e immaginavo, a proposito della famiglia, porto un po' l'acqua al mio della nostra pastorale, che il primo annuncio dell'incarnazione alla fine che ha fatto da Maria, che mi faceva ricordare un passaggio del Vangelo di Matteo che di solito noi leggiamo: non temere di prendere Maria, punto, perché quello che è generato in lei è opera dello Spirito Santo. Invece alcuni biblisti hanno recuperato dei vecchi scritti, dei vecchi testi, dove dicono: non temere di prendere Maria perché quello che è generato in lei è opera dello Spirito Santo. Quindi vuol dire che Maria è qualcosa che l'ha già detto Giuseppe. E di come questo annuncio dell'incarnazione poi la va a fare anche Elisabetta. Quindi in famiglia c'è già questo passaggio della fede. E mi piaceva anche il passaggio che faceva lei a proposito del recupero del mondo. Perché questo ritornare ad annunciare all'interno delle famiglie, tornare a riannunciare nella e con la famiglia, per la famiglia, può portare a riscoprire che il mondo è bello e che soprattutto la Chiesa ha bisogno della storia. E penso che il Covid ci abbia ricordato che forse, avendo abbandonato per un periodo la storia ha abbandonato la Chiesa, ha abbandonato l'annuncio, ha abbandonato qualcosa. Con il Concilio abbiamo cercato di recuperarlo, però forse siamo ancora un po' dietro su questo. Che ne pensa? Di più! Cioè, la prima rivelazione di nostro Signore Gesù Cristo nel Vangelo di Giovanni avviene in un ristorante durante un matrimonio. Cioè, questo è il frutto pensiato dai libri della gastronomia biblica, no? Cioè, no! Però guardate questa cosa, non è banale questa roba qui. Attenzione a pensarsi, cioè, il rischio serio di una realtà ecclesiale anche molto strutturata, come quella italiana, ancora adesso, e fortunatamente perché ci permette di trovarci, di avere una struttura, relatori, persone, contratti, cioè tutto quello che è una vita di una società complessa.
uno dei rischi è quello di appunto ragionare poi per compartimenti stagni, ognuno ha il suo pezzetto, la sua cosa, e invece è interessante perché Gesù li mischia, li attraversa, appunto è interessato alla vita. L'annuncio cristiano non si fa, perché Gesù non lo fa quasi mai fare nel tempio, e quando lo fa riesce a mangiare esatto, no? Se ci pensate, no? Cioè l'esordio di Gesù avviene in un ristorante. Sulla realtà, no? E giudizio buono sulla realtà familiare, no? E così via, e appunto mischia le cose. Ogni tanto io mi arrabbio con i miei capi scout, no? Perché quando cioè, mi chiamano quando c'è da preparare la catechesi, e ho detto: ma è la catechesi? Cioè, è l'ultima cosa che mi preoccupa, onestamente. Il mio problema è come voi fate andare avanti il gioco. Ma non perché non voglio fare la catechesi, ho scritto 22 libri sulla catechesi, penso anche di avere qualcosina da dire o da offrire, no? Ma perché capite, il mio problema, anche perché poi i ragazzi è bellissimo, quando mi vengono ad arrivare, allora adesso c'è messa, ecco, perché sanno che io sono il professionista del sacro, no? Della faccenda, no? Per cui quando arriva la catechista si sa che bisogna andare a lavorare al catechismo, e se arriva il prof di religione in classe si sa che in quel momento bisogna fare, tiriamo fuori il quaderno di religione invece è il quaderno di scienze, no? La vita fortunatamente è più grande, è più ampia. Non che rinneghi le specializzazioni, le storie, ma le attraversa, no? E Gesù le attraversa tutte. E credo che questa cosa proprio un po' dobbiamo ricordarcela. Appunto, che poi adesso io non so se di più o di meno nella storia, in passato, oh sì, certo, per certi versi e certe dimensioni questo è probabile, però diciamo, mi interessa tra virgolette meno un giudizio, cioè potrebbe anche essere, ma vabbè, dopo anche che ci siamo detti che ci sono state stagioni peggiori e migliori, mi interessa capire cosa faccio domani mattina, ecco, no? E quindi, e di come siamo fedeli. Tornare a casa, qualcuno di fare un po' di paesi. Poi ecco, io voglio intanto ringraziarti per questa giornata, anche per ieri sera, il tempo che ci hai dedicato, quello che ci hai trasmesso. Ma una cosa che mi ha colpito da stamattina anche oggi è questa tua sottolineatura sul guardare alla persona in tutta la sua globalità. Ciascuno di noi, è vero, si può occupare soltanto di un momento, di un pezzetto, di quello di cui ognuno di noi può essere più competente, però ecco, ci hai provocato a guardare la globalità, la persona inserita in tutte le sue dimensioni, in tutte le sue relazioni, e questo sguardo che è evangelico, che è lo sguardo di Gesù. Allora, ecco, anche se appunto li incontriamo oggi ancora meno, perché come ti dicevo anche, forse anche tanti di noi non li possiamo incontrare in presenza ancora, perché c'è questa quarta ondata, perché ci sono altre limitazioni, però averli presenti in tutta la loro, in tutte le loro dimensioni, e avere a cuore il loro bene, il loro vero bene, ecco, questo sguardo evangelico che tu ci hai ricordato e che ci permette anche di essere uniti perché abbiamo questo stesso sguardo su di loro.
Allora, ecco, grazie di tutto quello che ci hai donato, ecco, in questa, anche questa sera. Voglio ricordare brevemente il prossimo incontro, continuiamo e concludiamo l'ultima parte di questo percorso, venerdì 17 dicembre, sempre qui alle 18.30, verrà Padre Dario Di Giosia e continuerà a parlarci sulla Laudato Si. Papa Francesco, nella dottrina sociale della Chiesa, nel pensiero sociale che la Chiesa ha sempre avuto, questa attenzione proprio all'uomo inserito nel mondo. Va bene, grazie a tutti, ringrazio anche Davide e Alessia, Lucio Scuola che ti hanno contattato e diceva Davide, ecco, hanno davvero pensato proprio alla persona giusta per noi e per questo nostro percorso. Grazie di cuore, Don Andrea, anche da parte di tutti noi. Grazie a voi davvero.